Alle 15 mister il fischio d'inizio che vi vedrà affrontare il Castel Rigone. Una vittoria sarebbe sicuramente importante per il Cosenza. La partita non sarà certamente facile, lo avevamo già detto in settimana. Come penserai di affrontarla? Di sicuro si cercherà di fare il meglio possibile, dipenderà da noi, anche da loro, però c'è la volontà, insomma, di dare continuità alla vittoria di domenica, sperando che si possa ripetere un'altra situazione favorevole, pur sapendo che si va a giocare contro una squadra di valore, una squadra esperta, tecnica, che in casa ha fatto già bene, e quindi al di là delle insidie noi cercheremo di fare del nostro meglio e dobbiamo riuscirci se vogliamo avere la possibilità di fare un risultato positivo. Pensi di mandare in campo più o meno l'11 che hai mandato al San Vito, domenica scorsa? Sì, penso che più o meno saremo quelli. Visto che scenderanno più o meno gli 11 di domenica scorsa, alcuni, pensano che non sia stato bello il gioco espresso, contro l'Arzanese. Tu invece, sia dopo la partita che in settimana, comunque, hai detto che a te la squadra è piaciuta, soprattutto nel primo tempo, nei movimenti tattici e anche nel gioco. Rispetto a tutte le altre partite, mi è piaciuto perché ho notato un miglioramento dal punto di vista di gestione della palla, non siamo stati sempre dietro gli avversari e quindi ho notato un piccolo aspetto positivo che era quello che, insomma, la partita l'avevamo fatta più noi che gli altri, cosa che invece fino a questo momento non era mai successo. Quindi io ho solo fatto notare di essere, insomma, abbastanza soddisfatto perché non ho fatto sicuramente salti di gioia, al di là che abbiamo vinto e quindi per quello ero contento. Non ho detto che la squadra abbia giocato bene e che è la squadra di spettacolo. Ho detto che a me la situazione era piaciuta, soprattutto fino al primo tempo, comunque fino a che non avevamo trovato il vantaggio perché poi eravamo restati gli stessi delle altre volte. Quindi mi era piaciuto perché avevo notato che la squadra si era sforzata, pur con difficoltà, pur insomma, con problematiche relative anche alla bravura dell'altra squadra, noi eravamo stati abbastanza bravi nella gestione della palla, pur se dobbiamo fare sicuramente meglio.